Vagabondi, quella mattina, come vedete, la nebbia a Venezia è veramente molto fitta. Per fortuna basta alzarsi in volo e pochi minuti dopo mi ritrovo di fronte un sole. Spero che sia un buon segno per questa ennesima partenza. Infatti comincia l'avventura sudamericana. Andiamo ad esplorare le Americhe. Roth on the way è un'altra volta on the way. Venezia, Roma, Roma, San Paolo, San Paolo, Montevideo. Percorro questi 11.000 km abbondanti in volo per andare a recuperare il gamito. Però subito qualcosa non quadra. Infatti, come vedete, la mappa che trovo sul sedile di fronte a me, sul monitor di fronte a me, indica che da Roma dovrei volare in centro USA. Per fortuna era solo un errore di grafica, ma comunque ci siamo. È ora di atterrare a Montevideo, è ora di andare a recuperare il gamito. L'aeroporto di Montevideo è a più di qualche decina di chilometri dal porto, ma come vedete passandoci sopra riesco a fare questo video. Questi sono gli approdi, queste sono le gru che scaricheranno il mio gamito tra pochi giorni. Vagabondi, dopo 27 ore sono qui e la valigia non esce. Vediamo bene. Mancherebbe anche solo questa adesso. Cominciamo bene, persa la valigia, quindi tutti i casini che ne nascono, tipo tutti i ricambi per il camietto, i ricambi del differenziale sono le cose che mi interessavano di più ovviamente, ma quelle lì non mi stavano in valigia. Guardate che zaino infinito, per fortuna che dai almeno documenti li ho tutti qui, per cui recuperarlo riesco a recuperarlo. Ovvio, ho fatto tre voli, ho fatto Venezia, Roma, Roma, San Paolo, San Paolo, Montevideo, può essere che sia dispersa da qualche parte. Purtroppo qui i sistemi sono chiusi perché è notte, per cui devo tornare domani a mezzogiorno, perché apro a mezzogiorno ovviamente. Ma adesso vediamo come va a finire. Mi tocca noleggiarmi una macchina e vedere cosa si può fare. Andiamo sempre avanti, minchia però. Ed eccomi qui, terzo piano dell'aeroporto di Montevideo. Questo sarà il mio letto per questa notte. È l'una e mezza, le due di notte, sono arrivato. Come succede nelle storie più belle, mi hanno perso il bagaglio, quindi sono un po' preoccupato, non per il bagaglio, ma ovviamente sì, che cazzo dico, per il bagaglio, perché dentro avevo i pezzi di ricambio per il differenziale del camietto, un differenziale come vedete particolare, e erano gli ultimi pezzi che ero riuscito anche a trovare, per cui non è che ce ne sono altri. A quest'ora non hanno il computer per controllare dove il computer gli dice che sia ancora la valigia. Ho trovato questo terzo piano, vedete? Questo è il terzo piano dell'aeroporto. Ho tirato fuori tutto dalle valigie perché adesso cambiano i pesi, quindi metto sulla borsa esterna, metto la roba da vestire, e sulla borsa grande ci metto tutti i computer, la roba più delicata. Così ho una corda, un lucchetto grande fatto apposta. Adesso ve lo mostro anche, che magari per chi viaggia in macchina non è il top, non serve a poco, ma per chi viaggia in aereo questa cosa qui, vedete, è un lucchettino, si preme, ha una cordina di acciaio, viene lunga un bel po', e quindi puoi legare gli zaini, la roba, anche te stesso, alle panche, o comunque legarti gli zaini addosso, per cui lo zaino con tutte le cinghie che posso legare, ci metto dentro tutta la roba più delicata e cambio un po' il settaggio. Raga, purtroppo anche questo è viaggiare, perché mi piace andare via in macchina, perché non perdi mai le cose. Beh, ci saranno altri problemi giustamente. Raga, provo a dormire, quasi pronto a dormire, guardate che roba. C'avevo ormai i calzetti sudati. Beh, almeno qua fa caldo e ho tirato fuori le ciabatte. Si passa in modalità estiva, almeno l'unica cosa buona di questa serata. Che palle, proviamo a dormire. Buonanotte. Vagabondi, eccomi qui. Come avete visto, continuiamo la vita in aeroporto. Come sapete dai video scorsi, mi hanno perso, o non trovano, le valigie, la valigia.
Sono le 3:30-4 del pomeriggio, sono arrivato questa notte alla mezzanotte e mezza. Stamattina sono riuscito per fortuna ad aver un po' di contatto, perché il problema qual era? Che ieri sera quando sono arrivato non avevano i computer accesi, non c'era nessuno che fosse in grado di usarli principalmente, e quindi c'è stato il problema che non hanno potuto fare la segnalazione subito. Quindi questa mattina, questa notte ho dormito su quella panchina lì. Oggi sono qui, vedete che sto facendo video, perché appunto ho deciso di vivere in aeroporto finché non arriva il bagaglio. Un'oretta fa sono riuscito a rimettermi in contatto, hanno detto che sono riusciti a trovare al manco il tracking della borsa. Gli risulta ovviamente a San Paolo, come pensavo io. Era per quello che io cercavo di spingere questa mattina che facessero questa ricerca presto, perché questa mattina alle 9:30 arrivava un aereo da San Paolo, nel quale ovviamente non hanno messo la mia valigia. Andiamo a vedere un attimo qua se c'è qualcosa da San Paolo che arriva, vediamo. Eccolo qua. C'è un San Paolo in arrivo alle 5, quindi forse può essere che per quell'ora lì potrei anche forse avere la valigia, e quindi vediamo se alla fine andrò a decidere di dormire qui un'altra notte e domani mattina con calma partire a prendermi il mio bel pullman e andare in porto, o prendermi una macchina a noleggio. No, ormai ho deciso di far questi giorni low cost fino a che non avrò il camionetto. Bisogna star sempre attenti e godersi quel che si può. Bene, io continuo a lavorare i video. Come vivere in aeroporto per 48 ore. Anzi, spero qualcosa meno. Vi mostro dove sto vivendo ormai da questa notte a mezzanotte e mezza, quando sono arrivato. Guardate che bellezza, quello lì è diventato il mio letto. E la cosa bella è che mi hanno chiamato e mi hanno detto, tecnicamente, per non prendersi comunque responsabilità, sembrerebbe che una valigia che corrisponde alla descrizione che ci ha dato sia stata trovata a San Paolo in Brasile. Quindi ho deciso comunque di rimanere qui in aeroporto finché me la portano indietro. Una cosa sicuramente l'avevo sottovalutata nel mio remake di The Terminal con Tom Hanks, e cos'è? La parte cibo. Purtroppo mi rendo conto molto velocemente che posso mangiare o cioccolatine o McDonald's, l'unico negozio che può darmi da mangiare. La cosa bella però negli aeroporti è che pensi non succeda niente, e invece c'è un mondo che ti passa davanti continuamente, come in questo caso. Arrivano questi personaggi, c'è una sposa, non riesco ad individuare lo sposo, sicuramente testimoni o comunque damigelle, e come vedete si fermano qui a farsi le foto. Probabilmente qui va di moda in aeroporto. Mi mancava questa qui. Adesso sono per la seconda notte nel mio solito aeroporto, e la cosa bella è che, come vedete, sono arrivati anche degli sposi, non so chi sono, a farsi le fotografie, penso, dei vestiti, perché questo è un aeroporto famoso. L'altra sera c'avevo qualche amichetto che dormiva lì, questa notte sono proprio solo. Quando andranno via questi, penso che, guardate, io il mio letto come sempre pronto, e che posso dire? Speriamo che domani arrivi. Mentre loro continuano a farsi le foto, io mi sa che vado in bagno, anzi vi mostro il bagno. Durante questa ennesima giornata passata qui oggi ho studiato un'altra tecnica per proteggere ancora di più lo zaino con le cose più importanti, ovvero questo qui. Quindi, oltre al solito cavo di acciaio, usciamo dagli schemi, spostiamo la panca, guardate le blatte che corrono via. Allora, eccolo qui, allora, guarda quante, è pieno, vedete che corrono, bellini. Vabbè, via le blatte, che ci devo mettere la borsa, quindi borsa per terra, eccola qua, ed ecco qui, messo anche il cavo
ghiacciaio che va dentro sul ferro, quindi legata, messa dietro, chiudo la panca sotto il muro, perché adesso nel mentre che vi mostro i bagni praticamente quasi personali, vado anche a riempire d'acqua la bottiglietta, perché questa bottiglietta di aranciata mi è costata la bellezza di 5 euro. Qui ho l'ufficio numero 1, qui ho l'ufficio numero 2, lo alterno ogni tanto, lavaggio, io la mattina mi lavo per bene, ovviamente la lavandina. Bene, torniamo al lettino. Oggi è sabato sera ed è veramente vuoto, ieri c'era qualcuno, oggi veramente qualcuno che continua a girare, ma penso che sia quella gente che abbia i voli nelle prossime ore. Buongiorno vagabondi, secondo giorno nell'aeroporto, comincio a essere stanco, comincio a puzzare un pochettino ovviamente, nell'unica borsa che ho dietro non ho l'asciugamano, e adesso ho chiesto se me ne procurano, se mi procurano qualcosa o un pacco di salviette qui in aeroporto, di modo che troverò un modo per lavarmi sul lavandino, però mi servono un bel po' di salviette. Faccio la ripresa mostrando qui perché vi volevo far vedere il contrasto tra ieri che c'era quel sole che batteva e oggi che c'è questa nebbia. Ecco qua, vedete, hanno appena riacceso le luci, è tutta la mattina che fanno questo giochetto qui, accendono e spengono perché c'è il sensore di luminosità. Ovviamente la luce oggi è abbastanza bassa e è già la terza volta che fanno questa cosa qui, spengono, stanno spente 5 minuti e dopo le riaccendono. Vado a vedere un attimo, ho appena mandato un altro messaggio per sapere se mi danno qualche informazione per la borsa. Ti dicono che hanno trovato qualcosa, ma qua mi sto preoccupando seriamente perché troppa gente mi ha scritto dai, se l'hanno trovata arriverà, e porto una sfiga fotonica. Mi sembra strano che sia 2 giorni che l'hanno trovata e non riesca a arrivare qua con un cazzo di volo, tenendo conto che da San Paolo, dove hanno detto che è, a qui ci sono 3 voli al giorno. Un altro momento ormai di questi giorni che vivo sempre è questo qui, il momento McDonald's. Sto per andare a fare il mio controllo che ogni 2 ore faccio, vado al banco informazioni, mi faccio chiamare il banco interno del Lost and Found da bagagli smarriti e provo a vedere se è arrivato qualcosa. Adesso dovrebbe essere un colpo buono perché vabbè, il computer fa ancora le 3, ma in realtà sono le 11. L'aereo atterrava alle 10, quindi c'è stato un'ora di tempo per far girare tutti i bagagli. Quando trovano dei bagagli smarriti, con la segnalazione non è che li mettono separati, li mettono insieme agli altri, poi se rimangono sul nastro a girare li prendono e vanno a coprire la segnalazione. Sì, non è un bel sistema perché fai molto presto a riperderli ancora, è questo che mi fa molta molta paura in questo momento, perché potrebbe essere che sì, l'hanno trovato ma lo perdono ancora. Vabbè, è ora di andare. Comunque ecco, volevo solo mostrarvi un altro dei pezzetti di vita nella mia vita da The Terminal. Guardate, lei è stata molto gentile, mi ha insegnato anche un po' di spagnolo per come si può, e alla fine questo latte macchiato me l'ha offerto direttamente lei. Sto diventando un po' il coccolo dell'aeroporto. Poi è arrivata l'ora in cui avrebbero dovuto darmi la valigia, non c'è stato nulla, nessuno con cui parlare, ho dovuto aspettare il prossimo aereo della LATAM che arrivasse in questo aeroporto perché arrivasse perché arrivassero gli addetti della LATAM, e speriamo che ci siano buone notizie, perché veramente qui sto andando un po' in panico, perché non tanto
sì, per quello che succede, per la mancanza della valigia, ma più che altro perché non danno più notizie. E non è neanche la gente, perché ieri ho trovato delle persone che mi hanno portato in ufficio, abbiamo cercato insieme, hanno cercato di fare qualcosa. Dipende sempre dalle persone che trovi. Delle volte la persona fa la differenza, anzi, no, delle volte, cosa dico? Sempre la persona fa la differenza. E oggi ho trovato delle persone di merda che se ne sono fregate, sicuramente quello discorso. Ragazzine al banco desk, assurdo, in un aeroporto internazionale cambiano le ragazzine ogni 2 ore e spesso ci sono ragazzine che non sanno neanche parlare inglese e ti dicono stai lì, siediti lì, così, come dire, sei qui vicino, ti vedo, fra 20 minuti quando passi ti chiamo, poi torni dopo mezz'ora, stando seduto lì, vai al banco, e allora? Ah, era qui, dovevi alzarti tu? Queste sono le puttanate della gente che non sa lavorare, della gente che non ha visto un po' di mondo e non capisce quanto sia pesante delle volte vivere certe situazioni. Se ne fottono, loro stanno lì dietro il bancone. Chi se ne fotte? Prendo e vado a vedere adesso. Fra 1 ora e 3 quarti parte un aereo LATAM, quindi 2 ore prima da non essere qui. Vado a vedere se mi danno qualche news in più. La cosa buona è che ogni 8 ore anche loro cambiano personale. Speriamo di trovare qualcuno che abbia un po' più di cuore. Lo vedete quel ragazzo lì che sta camminando, che adesso sta salendo le scale mobili di corsa. Adesso quando sale ve lo voglio mostrare un attimo. Eccolo lì, è quella testolina che viene lì. È proprio lui che mi ha salvato. Le persone fanno la differenza. Lui si è mosso, è venuto giù, mi ha accompagnato dentro. Ecco qui la conclusione dell'odissea, quasi 2 giorni qui in aeroporto. La borsa è arrivata, era piena di adesivi, vi ricordate? Ne sono rimasti 1, 2, 3. Quindi probabilmente ha fatto una bella e dura vita, però la contentezza di averla trovata è veramente superiore a qualsiasi altro pensiero. Devo dire grazie, come vi spiegavo prima, a quel ragazzo, l'addetto del responsabile della LATAM, che ha fatto la differenza tra quelli di questa mattina che se ne sono fregati, hanno detto dopo ti chiameranno, vieni dopo e poi non ti chiamano, e avevano la valigia lì, perché mi ha detto che la valigia è arrivata questa mattina come era previsto. E io sono stato qui mezza giornata in più solo perché la differenza delle persone porta anche a questi problemi. La differenza che fanno le persone porta anche a questi problemi. Lui è arrivato appena adesso perché c'ha un volo tra 2 ore, io lo sapevo, sono andato lì al gate, ho trovato lui e lui mi è venuto incontro, la differenza degli altri che non abbassano lo sguardo. È venuto incontro, mi ha detto sei ancora qua? E faccio sì, vieni con me, andiamo a cercare la valigia. È andato dentro, ha fatto la perquisizione, perché ovviamente nella zona, diciamo, chiusa del porto, dell'aeroporto. È tornato fuori perché ovviamente con tutti i pezzi del camionetto volevano sapere cosa c'era dentro sta valigia. Perché mi ha fatto controllare dalla guardia i miei zaini dentro, sono stato perquisito l'altra volta. Sono entrato, ho spiegato il motivo di quei pezzi al responsabile, insomma, della dogana. Ha detto va bene, ok, vai tranquillo. Mi ha portato fuori lui, per mano io dico, capito? Quindi si è mosso, ha fatto qualcosa. Devo dirgli veramente grazie. E cos'altro? Oggi ho imparato un'altra bella lezione, che effettivamente delle volte, anche quando sono nervoso anch'io, che magari non avrei voglia di stare con le persone, ma magari dovrò pensare un po' di più a queste situazioni e a quanto quel momento tuo di non voglia, quel momento tuo di apatia, chiamiamola così, possa creare problemi alle persone, proprio quando ti basterebbe pochissimo, e penso che faccia bene anche a te in quel momento. Mi godo questi 10 minuti di relax adesso, perché sono veramente in un bagno di sudore, nervosismo, umidità che viene su a quest'ora. Mi riarmo di pazienza, cerco di comprimere un po' tutto e prendo un Uber direzione Porto. Stasera sono in un ostello e domani mattina sono in agenzia, come vi ho detto, per fare i documenti per il camionetto. Dai, ce la facciamo. In aeroporto si incontrano dei personaggi veramente strani, ma non mi faccio intimorire e decido di dormirci un'altra notte, perché ormai era troppo tardi. All'indomani si parte, autobus e via. Vagabondi, siamo qui in pullman, perché come vi ho detto questo viaggio lo faccio un po' al risparmio, e quindi pullman di linea per andare al porto. Ho trovato anche della bella gente che mi ha aiutato. Adesso stiamo parlando per il new friend. Bye bye.
Quel pullman mi porta nella zona del porto, dove trovo questo ostello. Purtroppo non avevo ancora capito che l'Uruguay è un posto estremamente costoso e pensavo che spendendo $12 di un ostello potevo trovare qualcosa di almeno decente, ma mi ritrovo qui dentro, dove la muffa la fa da padrone ovunque praticamente. Le stanze sono anguste e maleodoranti, tutte sempre chiuse, perché ospitano spesso cuochi che lavorano di notte e quindi dormono di giorno. Vedete, infatti, è giorno fuori e tutti stanno dormendo. Buon viso a cattivo gioco, una volta si diceva, anche quando mi portano una scaletta da pittore, perché salendo nel mio letto al castello, al secondo piano, tiro giù la scaletta originale in legno. Per fortuna, però, la notte passa molto velocemente e alla mattina mi ritrovo in questa stanza a consumare una veloce e quanto misera colazione. Sono subito in strada. Infatti, quella mattina ho appuntamento presso gli uffici dello spedizioniere che dovrà gestire lo sdoganamento del camino. Gli serve una firma, ma prima mi posso godere un po' di queste strade. A me, non so perché, ricordano un po' Cuba. Mi ricordano il viaggio di qualche anno fa. Quella non è la giornata giusta per fare il turista, perché ho un'agenda veramente piena di cose da sbrigare. Prima tra tutte andare a recuperare una SIM card, questo per orientarmi e per potermi muovere meglio nella città. Dopodiché mi presento in agenzia dallo spedizioniere per firmare il documento che autorizzerà lo sdoganamento del camion. Ultima cosa della giornata, passerò altre 5 ore dentro un ufficio ministeriale per avere un documento che certifichi la mia immigrazione, anche se pur temporanea, in Uruguay. Finisce qui anche questo video, vi do come sempre appuntamento al prossimo, dove gireremo per le strade di Montevideo, andremo a vedere anche un po' di quella che è la cultura della cucina, come vedete. Ma la cosa più importante è che finalmente riavrò il cabito e quindi Roots on the Way potrà tornare un'ennesima volta on the way.